Questa è la zona di Via del Podismo dove c'è la casetta abbandonata. Questi sono i posti occupati dalle recinzioni. Il cartello dei lavori senza il numero di concessione edilizia. Il cantiere abbandonato da ormai un mese. Aspetta, Terrapieno, vai. questo è un terrapieno, come vedete è stato recintato, quindi tutto lascia supporre che sia previsto un ampliamento della cubatura. In base a quale licenza e per farne cosa ancora non è chiaro a nessuno. Ora. Il cantiere è stato aperto circa a metà marzo, hanno cominciato a lavorare tre operai, hanno scoperchiato il tetto, hanno portato via quello che sembrava essere anche dei residui di amianto. Dopo 2 giorni il cantiere si è fermato. Inspiegabilmente i lavori non vanno più avanti. Non si riesce a capire perché, abbiamo fatto delle interpellanze, siamo intervenuti al municipio, ma troviamo solo bocche cucite. Fra l'altro il cartello dei lavori non è affatto esplicito, non c'è una data inizio, non c'è una data fine. Insomma, tutti ci chiediamo che cosa pensano di fare dietro, una speculazione edilizia? Lo stanno preparando per qualche amico di qualche politico che magari deve farci una sua sede? Insomma, ogni malignità in una situazione come questa è ammessa.